Così posso? Non ci stai più posto. E quindi è stato un po' anche perché la conferenza quindi io avevo recuperato la faccia buongiorno. Buongiorno a tutti, sono Paolo Iole, sono il direttore del Correale, ho il piacere di presentare il professor Vittorio Sgarbi. Per la verità non ha nessuno bisogno di essere presentati, voglio solo ricordare un episodio che è accaduto 20 anni fa quando ci conoscemmo. 20 anni fa io ero il fondatore e il direttore del Tesoro di San Gennaro, venne al Tesoro. L'appuntamento era 10:30 del mattino, ma venne a 1:00, però questo mattino potevo per questo arrivo puntuale. E ricordo che appena vide il Tesoro disse dobbiamo provare a organizzare delle mostre nazionali e internazionali. Cosa che è avvenuta, siamo stati a Roma, siamo stati a Parigi, siamo stati in Brasile, ora il Tesoro è a Monaco, quindi lui fu veramente già oltre per l'idea di che l'arte debba essere fruibile e soprattutto un patrimonio come il Tesoro. Quindi il piacere di averlo qui a Correale per questo museo che è chiuso da 2 anni per lavori in completa ristrutturazione, con il presidente Mauro stiamo veramente facendo un lavoro notevole e speriamo di poterlo aprire al più presto in tutte le sue funzioni. Professore, a te. Vorrei fare 4 premesse di circa 20 minuti l'una. L'intervento dura 3 ore, quindi verso le 5 sarete liberi. Un film di Buñuel che si chiama L'angelo sterminatore vede delle persone, un film meraviglioso,
ne ha fatti altri di mantenere maturità straordinari, paradossali, ma in quello c'è un gruppo di persone che fanno il ricevimento, poi mandano la cena, poi naturalmente la serata avanza, finché a un certo punto capiscono che non possono più uscire, tutto è chiuso. E rimangono disperati da questo incontro di felicità che doveva durare il tempo di una cena, perché non possono più uscire da quella che sono costretti, e quindi nascono delle dinamiche terribili come quelle che nasceranno tra qualche ora tra voi, la fame, potrebbero andare a fare la pipì. E però questo chiedete a un povero Cristo che è pieno di impegni. Questa notte io sono partito da Filottrano, il luogo più remoto delle Marche, per arrivare qui lo sono arrivato alle 6 e non avevo nessuna immagine, non sapevo bene cosa fosse il campo, dico, beh, dovrò parlare di un quadro che è il vostro. Arrivo in albergo e mi danno queste carte qua. Devo parlare di 158 minuti. Mettiamo che dia a ognuno un minuto, vanno 158 minuti. Siccome i quadri meritano rispetto, daremo almeno 2 minuti, fanno 300 minuti. Quindi preparatevi, non è permesso uscire con una scuola, evidentemente mi faccio il maggiore di uso, mi mangio lì. Però tutto questo, volevo anche dire che io ho un'antica consuetudine con il meridione, ritengo che da qui e nel meridione, come dalla maglia Grecia, derivi il pensiero. E questo indica la civiltà napoletana, e poi la civiltà della maglia Grecia, e poi la civiltà della Sicilia. E questo è in pieno contrasto con lo sviluppo materiale ed economico. I luoghi dove più alto il pensiero sono quelli in cui c'è minore agio e produzione industriale. E anche giusto e normale, prima che distruggano, come hanno fatto molte aree del nord attraverso una sbagliata industrializzazione di cui il campione esemplare è l'Ilva di Taranto, che poteva avere uno sviluppo volto alla bellezza, uno sviluppo volto all'industria. Ma oltre a queste considerazioni che non voglio approfondire, c'è il fatto che se tu in Sicilia arrivi un'ora dopo, sei puntuale, nessuno ti dice niente. Se tu arrivi 3 minuti dopo, tu ti fai, dovrei arrivare. Quindi io, essendo qui a Sorrento, dico, beh, un'ora è troppo. Però arriverò un quarto d'ora dopo. Sono arrivato infatti alle 11.45, uscendo dall'albergo Europa. Sul mio invito c'era scritto, siamo in meridione, ore 11.30, qui è scritto 11. Da un'ora proprio. Ho aspettato in vano il sindaco per 15 minuti, perché era una messa che non lo so altro. Per cui lui è arrivato in ritardo, io ero puntuale. Però quando siamo arrivati verso mezzogiorno e 5 tutti insieme, nessuno si è detto niente. Provate a farlo nel nord. Cioè se queste cose palate, accomoda, perché penso a niente rispetto alla morte, non è niente. Quindi io sono puntuale, ve lo dico, voi qualcuno di voi che io sono puntuale, vengo rispettato questi parametri, trovando in grado di ritardo ben 2 sindaci, anche quello di Sant'Agnello, che è arrivato un minuto dopo di quello perché voleva farsi desiderare, quindi poi ho trovato un cameriere, non cameriere, uno chef, non è un cameriere. Che mi ha fatto capire un'altra cosa, che si chiama sabato, non venerdì o lunedì. Per cui gli altri giorni furono esserci. Cioè dov'è sabato, scusa, vedo, vedi? Quindi mi ha fatto questo effetto, provate anche lì, se lo fermate, che ho discusso tutto. Oltre a questo, volevo anche dirvi che io ho, seconda premessa, una consuetudine con Sorrento, perché ho vissuto per molti Natali e Capitanno a Villa Astor, che era proprietà di Mariano Pane, persona molto vicina e amica anche dalla quale mi dietro San Giuliano, si siamo visti la prima volta 40 anni fa, che poi è scomparso, dopo aver venduto la villa a un russo, è scomparso il quarto russo, in cui la villa non c'è più, quello che è qui i russi è come se non fosse, per cui quel cancello sarà chiuso e quei giorni sono perduti per sempre. Ho vissuto momenti di felicità in quella villa e ho visitato, ho conosciuto i luoghi di Sorrento, andando anche a Sant'Agata dei Due Golfi, dove si vedevano le opere di un pittore americano che aveva molto dipinto qui, che si chiamano, lo ricordate, dei grandi quadri di oggetti ingranditi. Morgan. Randall Morgan si chiamava. Quindi ho poi fatto amicizia con lui, che probabilmente abitava qua, che vedevo i suoi quadri. E un altro, che invece ha vissuto parte della sua vita a Cortina, avendo sposato la figlia della mia Carachele, che era la figura di riferimento di Cortina, è Renato Balsamo, che ha dipinto le meraviglie di Sorrento, di Ulivi,
aveva qualche anno più di me, è morto. Però era un altro riferimento di un sorrentino migrato a Cortina, che aveva trovato la sua vita in un luogo così lontano, ma in due luoghi bellissimi d'Italia. La terza cosa è che mi hanno detto che c'è stata una grande richiesta, lo capisco perché sono sgarbi, non fosse perché sono uno storico dell'arte conosciuto, ma perché sono un uomo imprevedibile, chissà cosa farà oggi, chissà cosa capita. Quindi uno ci va per l'effetto sorpresa. Prima infatti mi ha chiamato la moglie di Don Alfonso, ringraziandomi per aver visto ieri sera come io difendevo il ministro Nordio, tra l'altro magistrato, su un tema grottesco che è quello delle intercettazioni, le quali vanno fatte per i reati gravi, ma non vanno fatte per una scopata, tecnicamente. Invece le scopate piacciono moltissimo, sono piene di intercettazioni che vogliono capire come si fa, però lo sanno come si fa. Uno pensa ai problemi dei musei, cosa hanno speso per intercettare 130 persone o anche magari di meno, che sono 130 bersagli? Hanno speso nel 2019 219 milioni di euro di guardoni che con l'orecchio ascoltano quello che fa Berlusconi, non lo fa più perché ormai è fuori gioco, insomma, quello che ha fatto a lungo. Cosa ha fatto? Dove l'ha messo la Daddario? Dove l'ha messo la Rubi? L'ha messo la Rubi o l'ha messo? Questo è l'unico tema che gli interessa. È chiaro che su quello la moralizzazione indica che devi limitare le intercettazioni a persone che sono legate al mondo della criminalità, non a persone che si fanno i cazzi loro praticamente parlando, invece diventano dei magistrati. E quindi su questo, con l'effetto sorpreso, se non c'eri tu, dicevo, sarei avrei scritto la televisione. Quindi io sono sicuramente interessante per molti perché non si sa quello che faccio. Ma essendo arrivate molte prenotazioni, è la prima volta che l'organizzazione, il Museo Correa, tra l'altro io volevo dire che me ne scuso qualche settimana fa, ma mi è appena stato nominato il sottosegretario, quindi avevo degli impegni, e siccome naturalmente non era mezzanotte ma le 11 non potevo arrivare, e giustamente il presidente della Prologo, che ringrazio, che si chiama Limone, mi ha perdonato e l'ho spostato. Tra l'altro il vantaggio è che voi oggi potete andare a Napoli per una mostra di Artemisia, quindi quello che vi dirò ridonda sulla possibilità di vederlo. Non mi ha detto che la prima volta dovevo fare degli inviti così fatti. La signora vostra è pregata di non venire al Museo Correale perché non c'è posto. Quindi hanno fatto degli inviti per respingere. Perché c'era, e questo mi piace molto, quindi voi siete tra quelli che hanno ricevuto l'invito primo, siete arrivati in tempo, ovviamente eravate tra i disinvitati. La quarta premessa, che era la più importante per me, che ho visitato almeno 10 volte questo museo, mi ricordavo quadri di De Mura, quadri di Solimena, non mi ricordavo il quadro di Artemisia, quindi ho detto, vuoi vedere che quel quadro non lo è? Suspense. È o non è di Artemisia? Ieri sera, finalmente, sono degnati di mandarmi una fotografia di quel quadro. Io, tra l'altro, nella mia collezione di famiglia, nella fondazione che ne abbiamo derivato, ho un dipinto di Artemisia importante e riconosciuto ovunque perché è andato in molte mostre. Il vostro ha girato di meno, forse questo è stato un errore, questa frenesia di mostre che è stata fatta negli ultimi decenni, perché da molto tempo Artemisia è un'artista particolarmente richiesta, che avvengono da molti anni, cominciai 20 anni fa, quando ero sottosegretario per la prima volta, a portare un quadro di Artemisia in America. Quindi da 20 anni c'è una mostrite molto intensiva rispetto a Artemisia. Però io questo quadro non lo ricordavo, ho visto ieri sera e posso darvi la notizia, che è molto importante, è una notizia chiave, che il dipinto è di Artemisia. È incredibile. Ero sicuro che non era buono. E invece è di Artemisia. Ed è un quadro più importante di Artemisia. Ho fatto fatica nel guardarlo ieri in fotografia e oggi, vedendo dal vivo, a dare una datazione precisa. Ma nonostante quello che ho letto nella vostra, non dico scheda, ma nella didascalia, che lo dà 1630, credo che sia più presto, credo che sia un quadro tra il 20 e il 25. Cioè che appartenga alla sua creazione più caravaggesca, al momento in cui lei ha questa specie di transfer con Caravaggio. Però questo andrà valutato anche con dei confronti che forse delle immagini che oggi vedremo si potranno fare.
La seconda cosa sul quadro è che è particolarmente originale rispetto a un'iconografia che è molto presente nella immagine della Maddalena, ma mai in una dimensione affettiva e intimistica, nel senso che il tema qual è? Il rapporto tra la Maddalena e la morte. La Maddalena è una delle personalità e una delle sante, come la chiama Papa Francesco, un'apostola, perché era così contigua a Cristo da essere come un apostolo. Aveva però nell'epoca un difetto, era una donna, quindi non aveva un rapporto così diretto, in quanto le sue funzioni non erano quelle attribuite all'uomo nella consuetudine della tradizione cristiana, però era molto vicina a Cristo. Io, prima che il Museo San Domenico di Forlì facesse l'ultima mostra sulla Maddalena, una decina d'anni fa curai una mostra su questo tema e la feci a Loreto. Le mostre d'arte sono molto attraenti quando c'è la mitologia di un artista, che Caravaggio soprattutto è particolarmente attraente, ma poi Botticelli, poi Giotto, e io di Giotto e di Botticelli ho recentemente fatto un bar di Loreto delle mostre, e sono partito con Caravaggio, che è più moderno, più contemporaneo dei pittori. Se tu cominci a dare dei soggetti tematici, dal sacro al profano, dalla notte al giorno, già la gente non capisce e tende a darci un po' di meno. Se tu fai una mostra tematica, come si fanno per la ricorrenza dei patroni, tipo San Rocco, San Paolo, San Gerolamo, che erano temi di monografie degli anni 20 e 30, in cui si indicava come la pittura aveva nel corso di 5 secoli rappresentato un santo, quelle mostre sono respingenti. Anche San Nicola, Jacopo Redatori, tutto quello che è stato fatto nella consuetudine ipertrofica di mostre in Italia, da quando si è cominciato con le grandi mostre del dopoguerra, partendo dalla prima più importante, che guarda caso è quella di Caravaggio del 51 al Palazzo Reale di Milano, in cui comincia questa tendenza a produrre mostre in nessun luogo al mondo come in Italia. Noi siamo il paese culturalmente più avanzato e più attento anche agli artisti minori, perché ogni campanile rivendica un artista o la nascita di un artista che merita di essere celebrato. Celebrai una mostra, un artista che si chiama De Matteis, vicino a Luca Giordano, a Vallo della Lucania. E uno penserebbe di vederlo a Capodimonte, un artista napoletano. Invece i piccoli luoghi poi rivendicano la paternità degli artisti. E quindi in alcuni luoghi, come Bari, si fa San Nicola. Sono dei bagni Sant'Agata, Sant'Agata, bagni di sangue, quelli che curano queste mostre. Mi è sembrato due santi potevano invece avere una capacità di attrazione anche popolare. Uno perché è il patrono degli omosessuali, che oggi sono molto di moda, cioè sono sempre stati, però adesso sono celebrati, ed è San Sebastiano. San Sebastiano è l'unica immagine di uno maschile della iconografia cattolica, o cristiana, meglio dire cristiana, che si presenta nudo, nudo e forte come un bronzo di ghiaccio, ma non è un guerriero, è lì che prende delle frecce e gode, è penetrato e gode. La felicità delle frecce è il suo martirio, lo vedete difficilmente triste, lo mette lì tutto contento e viene colpito. Questo ha determinato che il mondo omosessuale lo abbia scelto come proprio patrono. Un'altra immagine è quella di San Giovanni Evangelista, che è il più giovane fra gli apostoli e è innamorato e sta sulle ginocchia di Cristo in tutte le rappresentazioni dell'ultima cena, meno quella di Leonardo. Leonardo, interpretandolo come uno stalker, lui che pure è omosessuale, fa in modo che San Pietro gli chieda una cosa, che lui gli dà una botta sulla spalla e quello si sposta per ascoltare, così libera Cristo dal demonio rosso. L'unica ultima cena in cui voi vedete San Giovanni lontano da Cristo è questa, in cui normalmente lo vedete invece addosso, ed è ancora una volta un atto erotico, quindi San Sebastiano con le frecce, San Giovanni innamorato di Gesù, e la terza è la puttana, la Maddalena. Il sesso rende attraente il tema della santa, quindi la Maddalena è la donna di Cristo. Cristo era un uomo, Cristo aveva una... possiamo immaginare che uno che è anche Dio, tra l'altro, e che un uomo non abbia attività sessuale, non è 33 anni di Cristo Vergine? È possibile,
la virginità o la castità è prescritta per i preti, ma Cristo non aveva nessuna prescrizione. Quindi immaginiamo che nella sua azione, che era un'azione pastorale e di redenzione dell'umanità, non ci fosse scritto non devo scopare con la Maddalena. Quindi la Maddalena è sicuramente l'oggetto di un desiderio materiale, fisico, erotico, che la rende attraente, la peccatrice. È chiaro che la puoi interpretare, sono tante le figure possibili che si concentrano in questa donna, però c'è un dato che a posteriori fa capire che quello che dico non è una provocazione, anche se io quella volta cercai di dimostrarlo, e non se ne parla più di tanto del rapporto erotico o sessuale o fisico, come lo vogliamo chiamare, di Cristo con la Maddalena. Però, come sapete, Cristo viene crocifisso e poi risorge. La risurrezione è il tema più misterioso. Non lo affronta mai Caravaggio, perché Caravaggio, essendo un positivista immanentista, dipinge solo quello che si vede, per cui non può dipingere la Madonna di Loreto, cioè la casa di Nazareth, come è sempre stata rappresentata, con quattro angeli che la portano in volo, fanno 3.000 chilometri, con lei come un aviatore che sulla, viene portata, la Madonna non può aver fatto, però il miracolo è la traslazione dalla Palestina a Loreto della casa, quindi è un miracolo impressionante. Cosa fa Caravaggio? La vostra data è davanti a casa sua, è la Lena, la sua donna, e il bambino, siccome il bambino piccolo di un mese non c'era, 15 giorni, c'è un bambino di 5 anni che lei si porta così, e poi ci sono due pastori, sicuramente di Bergamo, che arrivano e vedono questa specie di belluccio e dicono, Madonna, e questa è la sua casa di Loreto. Quindi, da questo punto di vista, lui rende tutto credibile, realistico, non può esserci una cosa di invenzione, quindi non c'è mai una resurrezione. Pare che ne abbia dipinta una, ma se l'avesse fatta, non sarebbe una resurrezione come il momento in cui lui esce dalla tomba e sale al cielo, perché è improbabile. Però deve essere capitato. Qual è il dato? Non abbiamo un testimone. Ora, c'è una parte della, diciamo, ricerca su Gesù che considera che egli sia Dio. Una parte che considera che egli sia un uomo così grande da essere come Dio. E certamente la divinità di Cristo è della sua umanità. Se Cristo fosse stato uomo, unico Dio, si sporca le mani con noi, non sarebbe Cristo. Questa è la forza del cristianesimo. Un Dio uomo. Allora, in questa condizione umana, la resurrezione rimane un mistero. Ci sono due angeli, di per sé inesistenti, ma non c'è nessuno che lo vede risorgere. Quindi forse non è mai morto, o forse è risorto. Ma la mancanza dei testimoni rende quell'atto della vita di Cristo un atto imponderabile. Come si manifesta che egli sia risorto? Con due situazioni successive alla sua uscita dal sepolcro, di cui nessun testimone ci dà nozione. Solo la presenza in un'osteria, dove lui entra così com'è, bello, nel Caravaggio anche molto giovane, più giovane di quello che era nel dipinto la scena in Emmaus di Londra, e ci sono pochi tavoli, pare che questo giorno si chiamasse Sabato, quindi avevo un tavolino solo per il sabato, entra dentro e si siede al tavolo dei due pellegrini. I due pellegrini vedono questo, lo accolgono, lo guardano e dopo un po' uno parla che dice, porca puttana, dice, questo qui non è quello che hanno ucciso l'altro giorno sulla croce? Sì, dice l'altro che salta sulla terra. Intanto c'è il cuoco che è uguale a Bissani, che guarda e dice, ma io non ci capisco niente, poi via questo qua. C'è la tavola imbandita, c'è stato di frutta, ma è meravigliosa quella cena di Nemos. Ma la cena di Nemos è la certificazione di due pellegrini che quello che è morto è vivo, quindi è risorto, perché per essere vivo o non è mai morto, poi è più in forma invece di essere con le ferite. Quindi la cena di Nemos è la prima testimonianza processuale della resurrezione. La seconda è la chiave di tutto. Lui si avvia un po' alla orecchiare per guadagnare un po' di denaro e zappa un occhio. Presente arriva una donna, la donna della Maddalena, la quale soffriva di astinenza, dice, è morto un uomo che ho amato, ha pianto, sta sotto la croce, meraviglioso, la Maddalena, tante rappresentazioni più articolate della sua singola figura, è sotto la croce, meravigliosa quella di Masaccio, con i capelli biondi, attaccata ai piedi di lui, che è meraviglioso, perché dice, ma quando mai lo avrò più questo? E soffre tra dolore e carne, nel senso che ha perso l'uomo della sua vita, l'uomo della sua vita. Allora, disperata, cammina di notte,
è sul punto di andarsene nei luoghi dove continuerà a meditare, come si vede qui, sull'amore della sua vita, e vede Cristo. Le viene un sorriso, si avvicina e vuole riaverlo, vuole ripossederlo, vuole abbracciarlo, e lui dice: noli me tangere. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che prima l'aveva toccato, è chiaro. Il noli me tangere è che quello che è avvenuto in vita non può avvenire dopo la morte, perché lui non è più un corpo fisico, è un corpo metafisico, cioè è Dio. Quindi non è scortese, è un gentiluomo uomo, Gesù dice: no, ripetate, non puoi più avere ciò che hai avuto, che è il mio corpo. D'ora in avanti io sono altro, sono un'immagine, una memoria di me. Poi se ne va e sparisce, comunque risolto, è stato riandato. Ma il no, ripetate è la misura del tangere che avevano i due. Questa acclarazione, conferma del rapporto sessuale tra i due, è l'aspetto più singolare della figura dell'Apostola. L'Apostola, la vedete quando sta sotto il tavolo con i capelli a asciugare i piedi? Beh, quella è la situazione della fellazio classica. Insomma, non mi sembra di piacere la piede con il turno. Sotto il tavolo cosa fai? No, quindi tutto ci fa pensare che quindi il rapporto tra Cristo e la Maddalena sia un rapporto di tensione amorosa, e questo può perfino essere un pettegolezzo. Però quando questo finisce, lei si dispera fino al momento in cui le capiterà di essere sollevata e di arrivare in cielo. Che lei sia stata sollevata dagli angeli è cosa improbabile, ma è certo che a un certo punto sarà morta, non fosse di vecchiaia. Morire significa, come pensiamo noi dei nostri morti, ritrovarli. Quindi lei troverà Cristo solo dopo la sua morte. E quindi la fase più frequente dell'iconografia della Maddalena è quella di una Maddalena che sta nel deserto e pensa al suo passato. C'è un bellissimo dipinto di Caniacci dove lei è dentro una grotta, è spesso in una grotta, in un deserto, da sola, si pente, con alcuni elementi dell'iconografia costanti, una stuoia, una croce e, come si vede in Caravaggio, lo vedremo anzi ce l'abbiamo l'immagine, in meditazione o estasi con un teschio che è il memento mori, è il momento della meditazione sulla morte, l'attesa della morte, è un rapporto con ciò che non è più reale. Allora io avevo visto qui in questa serie infinita di immagini proprio una delle Maddalene, ecco il numero 13, la più nota. Guardiamo la numero 13 e possiamo finalmente entrare nel tema di Artemisia, in senso no? Numero 13, e non è che voglio andare a lavorare. Ecco, questa che è una delle 4-5 versioni di una Maddalena che lui ha dipinto nel momento finale della sua vita, e che per alcuni si è messa la parte erotica per questo. E che per alcuni è una serie di repliche di un dipinto così fortunato che ha meritato almeno 9 repliche. L'originale era sul galeone con cui lui, partito da Messina, tenta di tornare a Roma dove spera nel perdono del pontefice. Quindi è l'ultima opera. La penultima opera è il testamento di Caravaggio. E questa versione Klein, che è di buona qualità, è stata superata da un'ulteriore versione che ha pubblicato Nina Gregori, una famosa studiosa. E le due versioni distanziano, mi pare che sia soltanto questa, da un particolare che in questa lei poggia sopra una base, una pietra, dove c'è la bellissima veste rossa, incrocia le mani e è come in quell'estasi che è orgasmo. Tutti ricorderete l'analogo soggetto della Santa Teresa di Bernini, in quella riverberazione che è il miracolo in cui lei
vibra di eccitazione come un organo. È una scultura meravigliosa perché rappresenta, al di là della materia che è il marmo e al di là del concetto che è l'estasi, quasi un brivido sessuale. Prima che Bernini faccia questo capolavoro, lo anticipa Caravaggio, che ha fatto diverse Maddalene. Una delle sue più straordinarie è quella che sta alla Galleria Doria Pamphili, che è la misura del suo attimo decisivo, che va interpretato come una fotografia, cioè cogliere la cosa mentre accade. Allora lui ha una modella del popolo, la quale si mette in posa con abiti bellissimi, per essere una Maddalena che ha vissuto anche il piacere, quindi ha trovato danaro, si è in qualche modo concessa, è stata una cortigiana, e si pente di tutto e lascia unguenti, gioielli, perle e tutto il resto a terra, ma è vestita lussuosamente. È una povera ragazza del popolo, ma lui la veste in questa sontuosa e, come dire, testimonianza di benessere che lei abbandona. A un certo punto questa ragazza del popolo, di cui si pare di conoscere anche il nome, si addormenta e si sente dalle mani, come queste, che cedono alla fatica del sonno, e chiude gli occhi e lui la vede, cosa fa un qualunque pittore, dice: svegliati, rimettiti in posa, cretina, capra. Lui invece la lascia dormire e la dipinge dormiente. Allora, questa spontaneità del sonno rende quella Maddalena un'opera assoluta, perché lui fotografa una condizione naturale, improbabile, non è l'estasi, è il sonno, la fatica del corpo. Dopo 3 ore di posa si è addormentata e lui la lascia dormire e non la presenta dormire. È un'idea formidabile. Nella fase successiva, quella è forse una delle prime opere, 1596, qui siamo a 1610. Nel corso della evoluzione della sua vita, mi capita spesso, delle due diverse versioni della Cenerentola, per esempio, lui cambia la posizione della Maddalena e qui la mette con il languore di un'estasi, quasi orgasmo, non è addormentata qua, che sembra dialogare con degli spiriti lontani, e poggia il corpo sul panno rosso e sulla pietra. Normalmente questa meditazione presuppone una serie di elementi iconografici, che sono o la croce o il teschio. Nell'altra versione di sotto c'è il teschio, quindi diventa la condizione in cui lei esce dal mondo, rinuncia ai piaceri mondani, ha perduto Cristo, è irrecuperabile, è disperata perché Cristo è irrecuperabile, attende di morire, va nel deserto e si lascia quasi morire, vive in una condizione di pentimento e di solitudine. La Maddalena pentita è questo, è pentita di quello che ha fatto prima di Cristo e sofferente che Cristo non c'è. Viene addirittura un maestro straordinario che è Cagnacci, indotta in un dialogo mentre è a terra a chiedere perdono dei suoi peccati, mentre un angelo, questo quadro meraviglioso, caccia il demonio, che è quello che l'ha tentata. Lei è stata ostaggio del demonio perché era una peccatrice. Tutto ci induce a vederla come peccatrice, questo rende fascinosa e peccaminosa la sua immagine. Ora, tutto questo racconto che vi ho fatto serve per concludere con il dipinto di Artemisia della collezione del vostro tesoro, perché qui lei avrebbe, se ci fosse, il teschio come un elemento di apparato, no? È un utensile della sua condizione di tendenza, è uno degli oggetti, il teschio è lì, perché il teschio è quello su cui si gioca la partita del memento mori. Io guardo il teschio perché penso che io diventerò quello che lui è, e lui è stato quello che io sono. È un dialogo con la morte. Il teschio è quello, è la penitenza dell'uomo o della donna, San Gerolamo, e nella fattispecie lei è moltissimo, davanti all'uomo. Quell'uomo è se stesso, quello che lui diventerà. Nel caso specifico di lei, quella testa di morto può essere un'altra cosa. Quindi è un concetto di penitenza, è un concetto di memento mori, ma può anche essere una specie di raptus, un desiderio di quello che non ha. Guardate come una donna interpreta quello che un uomo, che è Caravaggio, ha interpretato come
Teschio come, diciamo, apparato della propria rappresentazione, quindi lei è lì in estro, in testo. Qui capita qualcosa di strano. Se ci fosse la pila, che qualcuno mi avesse portata, voi vedreste quello che è assolutamente unica, la nostra Maddalena. Guardate, cosa fa la Maddalena? Dorme? Non dorme. Medita, medita con sofferenza, come questa, ha un'espressione che è quella, vedete, gli occhi chiusi di chi piange. Ma cosa sta facendo? Abbraccia il teschio e quasi lo bacia. È un rapporto erotico con il teschio. È un rapporto erotico con un Gesù che non c'è più, ma che è quel teschio. Quel teschio non è il memento mori, è quello che non hai più. È l'unica rappresentazione di cui lei, vedete, in questa situazione oscura, dentro una grotta probabilmente, con il volto disperato, anche ancora la memoria di quello che è stato, perché vedete che è un po' pingue, quindi ha vissuto nel benessere e soltanto negli ultimi tempi si ritira a vivere quasi con digiuno della penitenza, tutto quello che è. Però in abiti ancora relativamente sontuosi, quei lupi o sette, lei è la donna che ha amato e quello che ha amato non c'è più e il teschio lo rappresenta. Manca poco che lo baci, vedete? C'è probabilmente sotto un libro, che è il libro della vita. Il tema del teschio è stare come punto d'arrivo di una vita che è finita. Conosce il libro sotto il teschio per dire questa è la storia della mia vita e questo è quello che sono diventato. Quindi c'è il libro, lei, e lei che tira le mani e si appoggia sensualmente al teschio. Dorme con teschio, come quando una persona dorme con una donna abbracciato, quell'abbraccio che va oltre l'atto erotico, è però ancora una forma di affettività amorosa, c'è Eros. Quindi è l'unica rappresentazione che io conosco in cui la Maddalena non lo guarda, non lo tiene in mano, non lo tiene in posto a destra, ma lo stringe in qualche modo quasi addormentandosi, come se avesse ritrovato quello che ha perduto. Quindi un testo straordinario. Il Museo Correale possiede l'unica Maddalena che in qualche modo si consola e quasi si riaddormenta, perché il volto sembra addormentato, nella pacificazione di un abbraccio ritrovato con l'amore perduto. Vi è piaciuto? Volete pensare che sono bravo? Non lo dico perché io fino a 6 ore fa il quadro non lo conoscevo, sembra mio fratello. Nel senso che dico, boh, ma chissà qual è, e cercavo anche di ricostruire dalle mostre, non l'ho visto a Milano, non l'ho visto, cioè non me lo ricordavo, qui non me lo ricordavo, quindi sicuramente è falso, sono il colpo di scena. Gianna mi rivela al sindaco di Sorrento che il suo Artemisia è una patata, però quando capita non solo nasce con il figlio prima di 10 anni, ma può anche essere che sia un altro pittore, magari è Stanzione, magari è Guarino, quindi poteva essere così. Invece proprio lei, e lo dimostra, a parte la qualità del dipinto, proprio quello che vi dico, cioè questa singolare forma di affettività del teschio. Nessuno di voi abbraccerebbe un teschio, però una persona disperata che ha amato un uomo può in quel teschio ritrovare l'amore perduto. Quindi il dipinto è il dipinto di una passione che indica perché la Maddalena può essere un soggetto importante, e lo è stato per la mia mostra e per quella di Forlì, perché racconti delle cose che riguardano il peccato, la donna diventa protagonista, Artemisia è protagonista anche perché donna, e per le ragioni che diremo fra un attimo, ma sostanzialmente c'è in lei qualcosa che rende umano più umano Cristo, perché è un Cristo che non scopa. Non si dice mai perché, però che Cristo sarebbe, cioè tu sei, vieni qui sulla terra, stai in cielo tranquillo, vieni qui, ti rompi i coglioni, ti mettono sulla croce e non scopri mai, chi te l'ha proibito? Quindi è chiaro che la Maddalena è, in una dimensione molto protetta, la metafora della sessualità, della forza amorosa, ma non un amore generico come il prossimo tuo, un amore fisico, lei lo ama e forse lui la ricambia. Può Dio amare veramente, ama tutta l'umanità, ma lei è la donna di Cristo. Questo rende la sua figura
particolarmente attraente e morbosa e peccaminosa, perché il peccato, si vede bene nel dipinto di Cagnacci che non abbiamo, è proprio la caratteristica del suo pentimento. Il peccato, quindi si vede, ma non ha peccato per quello che ha fatto con Cristo, ovviamente, non puoi peccare, ha peccato per quello che ha fatto con altri uomini. Quindi donna che ha vissuto una vita che non è una vita di devozione. Quando incontra Cristo si converte, ma si converte alla religione, si converte a Cristo o si converte all'uomo, ovvero si innamora di lui? Si innamora di lui, perché se non si innamora di Cristo, per cosa sei Cristo a fare? Quindi la Maddalena è la forza di attrazione amorosa che Cristo esercita sul mondo femminile. E lei ne è in qualche modo la dimostrazione vivente e poi dopo la sua morte la disperazione. Cioè, se muoio io, la mia fidanzata cosa può fare? Si dispera fino a che non muore anche lei. Cioè, questo è quello che noi speriamo, ma invece no, un mondo che non li vede poi consolarmi. Da presidente del Mar di Roveto, faccio anche delle visite pastorali, mi hanno portato in una casa di cura, c'erano 70 persone, tutte contente, con tutte le carrozzelle ad aspettarmi, quasi i miei coetanei, insomma, c'era qualcuno del mio 70 anni, con l'altro per me sono pari, io sono un uomo anziano, insomma, ma lì c'erano da 70 anni in su, c'erano 67 donne e 3 uomini, 67 vedove e 3 vedovi, cioè il vedovo quasi non c'è. Sono tutte vedove, l'uomo muore e i 3 maschi, uno senza una gamba, un altro che era completamente così, quindi erano le donne zazzine, che meraviglioso. Quindi la vedova è una categoria interessante e consolabile, la Maddalena è una vedova inconsolabile, quindi è una vedova che non può amare altro che altro. E lo ama dopo la morte nel rapporto di estasi che vedete qui, che è un orgasmo, come indicherà Bernini, cioè non è un orgasmo dimostrato, ma è comunque un'esaltazione del pensiero di Cristo. In Artemisia è ciò che resta di chi è morto, di quell'uomo che è morto, che è il teschio. In questo caso figurerebbe quasi essere, per l'attentività che ella dimostra, il teschio di Cristo. Se Cristo fosse veramente morto, sarebbe. Quindi un quadro straordinario per l'evocazione e anche a dimostrare quanto la Maddalena sia un soggetto intrigante. Detto questo, potrebbe bastare, diciamo, salutare se volete, ho parlato solo del posto teatro, però purtroppo non hanno detto tutti gli altri. Cercheremo di riassumere rapidamente in questo modo. Artemisia. Artemisia è non soltanto una grande pittrice, non grandissima, una grande pittrice. Possiamo dire che più grande di lei è non solo Caravaggio, ma è per esempio Serodine, per dire un grande artista che non conoscete ma che rientra in questo mondo. Ma soprattutto che è più grande di lei, il più grande artista napoletano che lavora primo di tutti a Roma e poi a Napoli come se fosse il testimone, l'erede di quello che ha fino un attimo prima, fino al 1610, fatto Caravaggio, che è da Ribera. Ribera è un pittore meraviglioso. È un pittore meno grande di Caravaggio, meno grande di Velázquez. Di Caravaggio per l'invenzione, di Velázquez per la capacità di trasfigurare la pittura in qualcosa di immateriale. La pittura di Velázquez è come un abito, qualcosa che si segna davanti a noi senza un realismo fisico. Viceversa, Ribera è il pittore del realismo fisico. Nessuno ha dipinto come lui la carne dei vecchi, le rughe. E quando vedete un quadro bello e autografo di Ribera, vedete un quadro che è dipinto meglio di Caravaggio, perché Caravaggio non era un pittore, era un filosofo, quindi non aveva tempo da perdere. Il suo pensiero era più veloce della stessa. Se guardate il San Gerolamo della Borghese, è dipinto con una grande velocità, perché la materia e la pittura sono più lente del pensiero, e lui non ha tempo da perdere, deve andare veloce. Quindi alcune opere sono straordinarie anche per l'esecuzione. Ma l'esecuzione non è il tema primo di Caravaggio, è l'invenzione, è il concetto, è il pensiero, è quello che lui deve raccontare per cambiare il mondo. Lui cambia il mondo e la pittura segue. Ribera invece, che come inventore, salvo qualche bellissimo quadro, è un po' più seduto, fa spesso quadri di tre quarti con immagini ieratiche di santi, santi generalmente poveri, e gli è molto caro il tema del San Gerolamo, del Sant'Andrea,
non è un pittore da Maddalena, io credo non ho in mente Maddalena, sinceramente una, ma insomma il tema femminile per cui è meno interessante, perché comunque la donna si esprime nella bellezza, l'uomo si esprime nella carne cadente, nelle lunghe. E poi ti avvicinate a Guardo di Ribera, io ne comprai uno tanti anni fa, e non potevo staccarmi da quella materia, che era come la carne. Nessuno dipinge la carne come Ribera, il suo realismo è totale ed è una fusione di invenzione semplice, non c'è mai una grande invenzione, e di esecuzione formidabile per competere con la realtà. Il suo realismo è fisico, non è un realismo di pensiero. Quindi nessun dubbio che anche Ribera sia più importante per certi versi, più pittore. Poi non parliamo di Battistello Caracciolo, che rende tutto livido, c'è questa carne che diventa blu, è meravigliosa, la sua pittura è una pittura di un Caravaggio lirico, estenuato, con una capacità di rappresentare quello che la carne sarà, non quello che la carne è, quello di Ribera la carne che è, quella di Battistello la carne che sarà. Poi andiamo avanti, vediamo Luca Giordano, Luca Giordano è una bomba atomica, un pittore sublime. E poi nell'ambito caravaggesco non c'è dubbio che pittori come Van Tenn, che è quasi grande come Caravaggio, o come Ter Brueghel, sono pittori sublimi. Quindi questa qui dove starà? Al decimo posto. Se vogliamo mettere in ordine il percorso dei caravaggeschi, però immaginiamo anche un altro più grande di lei, che è Mattia Prete, che tutto comincia con lui. Quindi voglio raccontarvi una storia, che è la storia del nostro rapporto con questi artisti, che è un rapporto tutto di attualità. Io dico sempre che tutta l'arte è contemporanea, sono contemporanei i prodotti di Viace per evidenza anche cronologica, scoperti 50 anni fa, sono 50 anni. Avevano un tempo più lungo di esistenza, ma esistono per noi quando li vediamo. Quindi l'arte è contemporanea perché conviviamo con lei. Poi c'è il contemporaneo che dipinge quando ci sei tu. È contemporaneo perché la sua attività come dipinto è contemporanea alla mia vita, ma un'opera di Giotto è contemporanea anch'essa perché resiste in un tempo più lungo e io dialogo con lei e ogni secolo lo vede diversamente. Il Giotto del Novecento è diverso dal Giotto dell'Ottocento, il Caravaggio del Novecento è l'unico Caravaggio che abbiamo, perché Caravaggio, dopo una grande notorietà e fama e riconoscimento del suo valore fino al 1610 quando è morto, continua a tenere fino intorno al 1640-50 quando esiste per alcuni artisti. Poi la Chiesa riesce a dimostrarne la sua dimensione maledetta e peccaminosa e gli dà una damnatio memoriae che dura tre secoli, dal 1650 Caravaggio non c'è più. Questa conferenza fatta 100 anni fa avrebbe trovato voi non sapere chi era Caravaggio. Questa cosa viene riparata nel Novecento, viene riparata, come tutti sappiamo, da quel grande studioso che è Roberto Longhi, che dopo 30 anni di studi inventa la bellissima mostra del 1820, io sono contemporaneo dell'atto di Caravaggio. E la nostra conoscenza di Caravaggio è tutta novecentesca, perché è legata al neorealismo, al comunismo, a Pasolini, cioè a dei valori che ci consentono di capire la sua forza eversiva, più nel 900 che nel 600. Cosa che non sa bene Michele Placido, ve lo dico io. Cioè, l'attualità di Caravaggio è nella figura di Pasolini, come io ho dimostrato in molte occasioni, perché è tutto legato, è il pittore del dopoguerra della Resistenza, il pittore del fascismo si chiama Mantegna, il pittore del dopoguerra della Resistenza si chiama Caravaggio, il pittore dei poveri, cioè inutile raccontare troppe cose per dire che il Novecento era il secolo pronto a capire Caravaggio come non lo era l'Ottocento e il Settecento che l'hanno ignorato. Perché faccio questo ragionamento? Perché tutto comincia nel 1913, quando Roberto Longhi, dopo alcune avvisaglie del Venturi con il Matteo Marangoni, che sono due critici meno importanti, ma che hanno comunque guardato in quel buio che era il Seicento. La pittura precedente, la pittura della critica che noi tuttora conosciamo tutti voi, questo di Michelangelo, Leonardo, Botticelli, perché la pittura che era stata consacrata da Vasari fino a Berenson è la pittura del Rinascimento. Il grande studioso americano Berenson scrive sui pittori del Rinascimento. Quindi cosa vuol dire? Da Cimavuro, Giotto, fino ai cosiddetti manieristi, cioè i pittori, come Cavaliere d'Albino, che guardano Michelangelo e Raffaello. Quindi lì finisce. Con Roberto Longhi,
comincia anche per il mercato, che era un mercato tutto volto all'epoca ai fondi oro, alla pittura del 400 e magari alle vedute di Canaletto. Quindi il mercato degli anni 30 e 40 era un mercato che scavalcava il 600, che era l'epoca della decadenza, del brutto, dei quadri scuri. Si apre un mercato, oggi il mercato è prevalentemente dei quadri del 600, pochi sono i Canaletti, pochi sono i fondi oro, abbiamo il 600. Il 600 sul mercato e nella critica, nella percezione di quello che è stato, è creato da Roberto Rocchi e da qualche critico che, pensate che nel 1923 uno dei quadri più celebri di Caravaggio, che è il Bacco degli Uffizi, era nei depositi. Nel 1998 il Davide e Golia, capolavoro della Galleria Borghese, l'ha valutato 15.000 lire e il Tiziano, con la borsa che lo fanno, tutti conoscete, 2 milioni. 2 milioni, 15.000 lire. Questo ci fa capire la irrilevanza di Caravaggio. Fino a quando, nel dopoguerra, dopo la fine del fascismo, deflagra questo pittore di popolo. Quindi ecco il comunismo. Gramsci, Pasolini, Longhi, che la fascista era diventato comunista, questo era molto facile. Pallorini che la facesse, la facesse, tutti così. Ma da parte di questi dettagli, è interessante che durante il fascismo nessuno si occupi di Caravaggio se non sul piano pesantistico, è sempre Longhi che fa degli studi, questioni caravaggesche, che partono però, vi dicevo, da un fatto singolare, che la tanto disperata e, come dire, trascurata Calabria ha un'intuizione nel mondo della storia dell'arte attraverso Alfonso Frangipane, molto precoce. Decide, nella disperazione della regione, di celebrare un pittore del Seicento. Non avevano pittori del Rinascimento, c'era Pietro Negroni, c'era Marco Cagliisco, però poco importanti, Giovanni De Niro, alla fine fanno le celebrazioni di Mattia Preti, un assoluto sconosciuto, il quale però è nato nel 1613. Quindi nel 1913 un comitato cittadino a Catanzaro, per questo pittore è nato a Taverna, che è pieno di quadri suoi, che lui mandava con grande dolcezza umana quando aveva gloria a Malta, mandava nel suo paese un quadro all'anno, per cui c'era una chiesa piena di quadri di lui. Questo Mattia Preti chi è? Mattia Preti è un pittore meno grande di Caravaggio, ma con una visione molto precisa. Lui rende teatrale Caravaggio, lui mette in scena teatro, lui è un Carmelo Bene della situazione caravaggista. Cioè Caravaggio è la presa di diretta sulla realtà, è uno che arriva lì come fotografo Guigi sul luogo del delitto e fotografa il morto. L'altro fa una rappresentazione teatrale per un palco in piazza in cui tutti sono in scena per fare il teatro di quell'incidente. Quindi è un teatrante meraviglioso, un grande regista, un grande mettere a scena. E pittore di quadri importanti, tanti quadri, ha un catalogo di 600 quadri. Se ne è molto occupato il nostro amico Joe Spike, ma comunque ne appaiono sempre. E questa, un po' come Luca Giordano, questa grande produttività è legata a un'anticipazione molto scioccante, la quale però deriva da uno che era nato a Taverna, quindi di Serotina. No, nel 1630 suo fratello Gregorio, un impedito, come un disperato, un fratello scemo, arriva a Roma e c'è ancora l'eco di Caravaggio. È ancora forte Caravaggio, quindi lui imita Caravaggio. Dopo qualche mese arriva suo fratello Mattia, quello buono, e con il fratello cominciano a dipingere. C'è un dipinto bellissimo, la Galleria Doria Profini, si vede Berlusconi con Rubi e tutte le puttane. C'è lui così, Berlusconi quando c'era di Bunga 2 che fa, e lui una rottura di palla. Non volevamo ballare. No, io e lui balliamo, non ci piace la musica, stavamo di sopra per la tavernetta, tutte queste traoie sballozzolavano, una cosa, e si vede benissimo che quando mi nati a lei, questo Berlusconi un po' così, questa Rubi con la faccia furbissima, e tutti che suonano e cantano per una festa per noi noiosa. Ma detto questo, perché racconta questa cosa Mattia Preti? Perché è un pittore che descrive situazioni reali di un mondo che non è legato alla dimensione del sacro, è legato alla quotidianità, cioè un pittore della realtà, del teatro della realtà della fattispecie. Ve lo dico perché è interessante vedere la differenza. Però lui è l'ultimo pittore fedele a Caravaggio, mentre Caravaggio sta lentamente uscendo di scena e la Chiesa sostituirà alla sua grandezza Carlo Maratti, che è un pittore di ispirazione
legata al mondo classico, al mondo raffaellesco, cioè è un percorso per cui sta uscendo di scena Caravaggio. Lo trattiene per i piedi Mattia Preti, che è caravaggesco per nostalgia, per fede, per ispirazione. Noi dal 1535 al 1699 resterà relativamente fedele, vero che guarda anche Paolo Veronese, guarda anche Pietro Percortone, cioè guarda molte cose, però ha un inizio di attività in cui l'amore per Caravaggio è più forte di tutto. Quindi in Mattia Preti c'è Caravaggio. Longhi arriva, lui ha 24 anni, vede questo pittore e per primo scrive di Mattia Preti un saggio moderno. Siamo nel 1914. La storia di Caravaggio comincia con Mattia Preti. Ma in quel momento, primo pittore barocco che viene riportato alla luce e si comincia a celebrarlo, per la sua grandezza, sono stato presidente del comitato delle celebrazioni del 1699, quindi 1999, e anche per quelle della nascita 2013. Quindi tra morte e nascita ho fatto due celebrazioni, ho fatto la vita lunga, io sono riuscito a essere presidente delle celebrazioni fatte quasi in un solo tempo, perché tra il 99 e il 13, a rovescio, siamo riusciti a celebrarlo in morte e in vita. Ma ormai era diventato, è diventato un pittore ammiratissimo, presente in tutti i musei del mondo, però è quello da cui tutto parte. Dentro Mattia Preti, Longhi vede Caravaggio, comincia a occhieggiare e intanto vede anche Battistello Caraccio, Napoli, e intanto vede Artemisia. Artemisia nasce 1916, cioè in quegli anni cominciano a affacciarsi alla nostra attenzione pittori mai visti, e si chiamano Mattia Preti, Artemisia, Battistello e Caravaggio. E ricomincia una corsa, da quel punto di partenza avanzano fino al 1950, tutti e quattro con studi importanti. Nel 1943, per esempio, esce un romanzo. Di chi è? Della moglie di Roberto Longhi, dove era nato in Calabria, quindi conosceva bene Mattia Preti, conosceva anche Francesco Cozza, che è un anti-Mattia Preti, perché in Calabria ci sono due artisti, uno che guarda Caravaggio, uno che non se lo caga mai, guarda solo Guido Reni. Sono due componenti di mondi contrapposti, il mondo del reale e il mondo dell'ideale. Il mondo della visione di Raffaello, che diventa poi il mondo della visione di Guido Reni, e il mondo dei derivati da Caravaggio, Mattia Preti, e il mondo dei derivati da Raffaello e Guido Reni, che è Cozza. Su Cozza, la moglie di Longhi, diventerà qui bene ovviamente, che l'ho conosciuta bene, scrive un saggio alla ragazza, però si rende conto che ha trovato un genio, che è Longhi, e perché sia molto intelligente, molto abile, molto furba, capisce che è inutile concorrere con una fuori classe e decide di diventare scrittrice, quindi fa la scrittrice e diventa una scrittrice importante, con un'autorevolezza della sua Anna Banti, la quale Anna Banti si chiamava Lucia Lopresti. Lopresti Longhi lo prestava sempre, e lei diventa Anna Banti e scrive anche sull'arte, ma romanzando il suo ultimo libro su Giovanni da San Giovanni, un pittore del Seveso Fiorentino. Un altro libro importantissimo, quando rinasce intorno, prima all'inizio del Novecento, poi intorno agli anni 50, anche Lorenzo Lotto, lei scrive un libro su Lorenzo Lotto, presidente della sua marita, e poi soprattutto scrive negli anni 39-40 un racconto della vita di Artemisia. Quindi il primo libro moderno su Artemisia è della Luce di Longhi. Dice, cosa c'entra questo? Dal punto di vista questa, critico poco, perché lei non si occupa della pittrice, non fa una monografia o un catalogo sulla pittrice, si occupa della donna, perché la donna è più importante della pittrice ed è la storia dell'affermazione della cultura di Artemisia. E questo come si mostra? Si mostra in un percorso dolentissimo, perché come accadde nel 1914 a Nino Campano, uno dei grandi poeti italiani, che come il mio amico Bufano fa una raccolta di poesie bellissime, visionarie, poesie meravigliose, dal titolo Il più lungo giorno, e porta a uno Sgarbi dell'epoca, che è potente, si chiama Soffici, il quale ha una rivista, la Voce, e Soffici prende il libro, vede questa specie di mendicante, e dice, vabbè, guarderò, valuterò. Poi Campana va via, Soffici guarda questo libro, lo mette, lo perde, perso il libro, mezzo
torna a Campano e dice: allora, veramente il libro non c'è, questo già era matto, si incazza, non sa come fare, non era l'unica copia che aveva. In una dimensione visionaria, dovete immaginare una persona che vive questa sfiga di non avere più il proprio manoscritto, vuole scrivere, e nasce I Canti Orfici, scritto in un lampo di ricostruzione di un libro perduto. Negli anni 70, tra le carte di Soffici, sarà poi ritrovato il manoscritto del povero Campana. Hanno fatto un'edizione critica, da cui risulta che è quasi meglio la ricostruzione, è quasi più, è più pedente, più incazzato, teso, disperato, se deve scrivere quello che ha già scritto, deve ricordare qualcosa, non è facile. Io stesso, quando talvolta mi capita di perdere un articolo, solo l'idea di scriverlo mi fa incazzare e magari dire meglio. Ma perché mi racconto questa cosa? Perché ho perso il filo? Perché la povera Tardi, durante la guerra, perde il manoscritto su Altrimisia e non lo trova. Non lo trovo. Il libro che voi trovate, pubblicato nel 43, durante la guerra, è una riscrittura di una poveraccia, la quale deve riscrivere 300 pagine di una storia che ha perso. Quindi l'Artemisia, il capolavoro della Banti, è il libro da cui parte la gloria della pittrice, è il libro di una donna disperata che deve riscrivere sul racconto di Artemisia. Fatta questa premessa, siamo arrivati al punto, da parte di Ocre, che Artemisia è un caso pittorico e letterario. Pittorico per il marito, per Longhi, che ne vede l'importanza e ne parla, e la mostra in rapporto a un genio assoluto, più bravo di lei, che è il padre Orazio, il quale ha 5 anni più di Caravaggio, ma ha una personalità meravigliosa, ma anche un po' fragile, femminea, per cui la figlia è come un maschio e lui è come una donna. La pittura di Orazio è una pittura meravigliosamente femminea, quella di Artemisia, una pittura potente, cattiva. E da questo punto di vista la seduzione di Caravaggio è tale che Orazio, più vecchio, diventa caravaggesco perché è influenzato dal suo amico. E lui è amico anche di un altro, il chiamatore della situazione, che si chiama Agostino Dassi, il quale sta sulla impalcatura del palazzo della Papa, che allora è il Quirinale, con Artemisia. E questa è una ragazza, che era un maschio all'antica, la prende, la violenta, e nasce un processo con Orazio, che si incazza con Agostino Dassi, il suo amico. Il processo che lei lo trae, da cui risulta che lui l'ha violentata, c'è una descrizione di violenta con lui le mette le ginocchia per aprire le gambe e penetrarla. Perché lei racconta in modo crudo questa vicenda, sono atti di un processo meravigliosi, e però non era mai capitato al mondo che una donna denunciasse un uomo per una cosa sicuramente oggi intollerabile, ma all'epoca credo abbastanza frequente. E quindi da questa denuncia viene fuori una donna coraggiosa, un'eroina del mondo femminista, che a partire dalla Banti, che anche lei era in conflitto con Longhi, diventa il riscatto della donna, è la prima femminista della storia. E questo la rende gloriosa, attraverso un procedimento che dicevo prima ai giornalisti, rende taluni pittori gloriosi per la loro pittura che se lo avessero avuto vita. Altri che hanno una vita che li aiuta, magari perché una vita maledetta come quella di Caravaggio, ma uno fra loro, tra l'altro, che con la vita è diventato quello che è Modigliani. La vita di Modigliani, Bohemien, crea l'effetto di un grande artista. E la vita di Artemisia è la misura della sua grandezza. È attraverso la vita che lei diventa una grande pittrice. E quindi, per quello dicevo, non è la prima. Oggi, dopo Caravaggio, è la seconda, cioè, della notorietà dei pittori, cioè Caravaggio e Artemisia. Ma quello che l'ha fatta diventare così popolare, con mostre ovunque nel mondo, è la storia della sua vita. E cioè l'elemento biografico, così drammatico, così forte la sua reazione, la fa diventare una grande artista. Per cui volevo dirvi che è una pittrice importante, ma noi stiamo a parlare di un fenomeno interessantissimo dal punto di vista psicologico, psicoanalitico, psicologia dell'arte, per cui la vita di Artemisia ne ha creato il mito. Nel percorso che abbiamo detto, sia Caravaggio, ovviamente, sia Battistello, sia Maria Prete sono più grandi di lei, sono pittori compiuti. Lei è una pittrice molto discontinua, e nei diversi momenti della sua vita fa alcuni capolavori, come questo, e fa altri quadri che sono invece più, diciamo, commerciali, legati ai rapporti diversi che lei ha avuto nella sua vita, anche andando in Inghilterra,
era talmente famosa, è diventata famosa perché ha avuto il coraggio di denunciare uno stronzo di maschio violentatore. E questo è raccontato in testimonianze di processo che vedono poi con la giustizia di allora condannato lui prima alla morte e poi all'esilio dalla madre. Quindi c'è un effetto anche efficace della forza con cui lei rivendica il suo buon diritto. Ecco, vi ho raccontato quasi tutto. Però adesso che ho fatto questa premessa, lei diventa un caso letterario, già quasi ancora viva, esce un epitaffio di Loredan che divide il suo nome, come in un anagramma, in arte missia gentilesca. Interessante, Artemisia gentilesca. Col dipingere la faccia a questo e a quello, nel mondo m'acquistai merto infinito. Nell'intagliar le corna a mio marito, lasciai il pennello e presi lo scalpello. Gentilesca dei cori a chi vedermi, poteva sempre fui nel cieco mondo. Ora che tra questi mari mi nascondo, son fatta gentilesca dei vermi. Cioè la morte. Quindi si capisce che un libro di pittura come il teschio aveva in qualche modo un riferimento alla morte, al destino. Ma cominciamo a vedere cosa che mi ha sempre colpito. Lei è nata nel 92, quindi ha 20 anni esatti nell'impero di Caravaggio. Però la Roma da allora, con il padre più vecchio di Caravaggio, questo ragazzo che arriva nel 96, non ha mai dipinto, non sa nulla di Caravaggio, è molto interessante, non lo sa nemmeno, cazzeggia, scopa, uccide, però va a vedere Venezia, Tintoretto, poi Dosso Dossi a Ferrara, poi va a vedere i pittori cremonesi, i pittori di Brescia, vede Bermoletto, vede Lotto, tutto, e lascia la testimonianza della sua cultura visiva. Io ho fatto una mostra importante al Museo dello Cesano, a dove di lei ho lavorato in una sede un po' separata, non sono vista neanche dipinto, sugli occhi di Caravaggio, tutte le cose che ha visto, Campi, ha visto Romanino, ha visto Savoldo, è una mostra bellissima, di questo patrimonio visivo di Caravaggio. Però non abbiamo una sola opera nel nord. La prima opera sua, che può essere dipinta nel nord, o appena arrivato a Roma, come Nostalgia del Po, della Valle Padana, della Padania, come la chiamava Longhi, è un Riposo della Fuga in Egitto, che ha un paesaggio meraviglioso che sembra di stare sul polo che stavo io da ragazzo. È un quadro che o ha dipinto lì, oppure ha dipinto arrivato a Roma, pensando della terra padana che mai più avrebbe visto. Non torna mai più nel nord. Quando da Roma va solo in giù, va verso Napoli, poi va verso Malta, poi Sicilia, poi finisce. Quindi quel quadro è Nostalgia di una terra perduta. Ed è un dipinto che sembra Tiziano, Lotto, Moretto, c'è tutto dentro. Ed è molto diverso da Caravaggio. Però, quando arriva nel 96, ha 24 anni. Quanti ne ha Tenisia? 4. Dobbiamo immaginare, lui scappa da Roma nel 1606, perché per sbaglio uccide uno, poi ha sofferto molto di questo, ha sofferto quasi più dell'ucciso, perché naturalmente la sua pittura è una pittura drammatica di uno che sta nella tragedia del senso di colpa. Ha ucciso tra l'altro uno che si chiama Tommassoni. Ce l'ho anch'io che si chiama Tommassoni, che odio, non l'ho ucciso, però sono solidario, si chiama Tommassoni, un rompicoglio insopportabile. E questo lo ha ucciso, secondo me, signora del modello, però questo mi cambia la vita. Quindi vuol dire che lui rimane fino al 1606 a Roma. Quanti anni aveva Artemisia? Ne aveva 14. Perché non ha conosciuto così giovane? Perché era della bottega del padre. Quindi lei, sicuramente, tra 1602 e 1603 vede Caravaggio e rimane affascinata da lui. Ed è una bambina che vede a, diciamo, 10 anni un mito, un James Dean meraviglioso, da cui apprende subito qualcosa. E apprende una pittura che ha un rapporto diretto con la realtà. Cioè, come se fosse appunto una ripresa, un film. Io credo che ci sia questa. Per cui lei, benché così giovane, ha conosciuto Caravaggio. E quando Caravaggio muore nel 1610, lei
si presenta davanti a voi col primo quadro che conosciamo, che è numero uno, un tema profetico, perché è una donna con due maschi vecchi che cercano di scovarla, e lei è il tema principale dei vecchioni, quindi il soggetto che corrisponde già qui, l'anno dopo dovrebbe capitare, tra 10 e 11 se ricordo bene, lo stupro, ma qui è preannunciato, quindi lei è dentro una psicologia in cui c'è Eros. E non c'è moltissimo Caravaggio, se non nella figura di lei. I due sono, con una pittura chiara, che richiama molto quella del padre, che è una pittura chiara. Ma vedete qua, numero due, il padre è questo. Vedete, un pittore che non ha niente a che fare con Caravaggio, però gli angeli sono meravigliosi. In quegli angeli possiamo vedere già, forse, all'opera a Tenisia, perché lei probabilmente lavorava con il padre. Siamo nel 1607, quindi lei ha 15 anni, eccolo qui. Il padre, vedete, però è tutto chiaro, bellissimo, è Cristo, ma è un quadro che richiama un mondo classicheggiante ancora, un mondo, potremmo dire, influenzato dai Carracci, da Viva le Carracci. Caravaggio non c'è ancora, arriva dopo per Orazio. E un altro della famiglia gentileschi è Aurelio Lomi, che nel 1605, 4, numero 4, dipinge così, meglio dimenticato, c'è un quadro di gusto manierista. Oppure dipinge così, numero 5, ecco, vedete, questo è un quadro che si può chiamare manierista, non voglio parlarvi a lungo di questo momento della storia, che è quello in cui i pittori fanno la maniera di altri, quindi lui qui sta guardando Barocci, sta guardando ancora il mondo cinquecentesco a Roma, e quindi nulla di realistico, nulla di drammatico, come sarà invece nella visione, nella poetica, come si dice, di Caravaggio. E ancora, 1608, vediamo, numero 6, come dipinge Orazio. E qui Orazio dipinge un quadro caravaggesco per soggetto, per, anche vedete com'è singolare questa presa fotografica di persone distratte. Cos'è meglio della fotografia? Quando non ti mettono in posa, quando prendono la situazione così come appare, è la capacità del fotografo di prendere un attimo di tempo. Qui c'è questa persona che si volta, no? E quindi lo spirito che era Caravaggesco, la pittura è una pittura chiara. Anche qui lei potrebbe aver lavorato per esempio alla testa o al gesto, che è memoria di Caravaggesco. Siamo nel 1608, ancora nel 1610-12 Orazio, numero 7, dipinge quest'opera. Quest'opera è dello stesso tempo di questa, numero 1. Quindi possiamo immaginare che, numero 1, torna l'uno, il padre e la figlia siano a un punto stilistico molto simile, qui c'è molto del mondo del padre, c'è un inizio di seduzione caravaggesca che lei avverte, però avendo ancora il magistero paterno prevalente su quello caravaggesco. Andiamo avanti e torniamo al numero 7. Qui sono Giuditta e Abra che raccolgono la testa dell'offerta. Anche qui vedete questo effetto singolare, come qualcuno che risponde a una chiamata, cioè oh, e tutti i giri, uno chiama. Ecco, in quel momento il pittore ti riprende, come c'è uno scatto fotografico, la fotografia rientra molto nella via di costruzione del mondo caravaggesco, perché è cogliere qualcuno impreparato, l'imprevisto, no? Quindi c'è un richiamo, lei sta guardando qualcosa, qualcuno che la chiama, e l'altra guarda un altro richiamo. Il contesto è paracaravaggesco, la pittura è ancora chiara ed è il momento in cui anche qui possiamo immaginare che lui, il grande Orazio, questa pittura così toccante, vedete la meraviglia del panneggio verde, pittore inarrivabile, anche lui più bravo di Caravaggio dal punto di vista tecnico, la figlia però stia con lui, lavori con lui. Per vedere la differenza su questo tema, diciamo, di Giuditta e Oloferno, tra Orazio, la nostra Artemisia e Caravaggio, vediamo il quadro chiave, il quadro capofila, che è il numero 8, scoperto da Roberto Rombi e Pico Cellini nel 1951, quando la mostra di Milano è in corso, e lui fa un colpo di scena perché manca un quadro nuovo trovato a Casa Coppi, dalla collezione Costa di Genova, dipinto credo intorno al 1605,
con un soggetto che abbiamo visto in televisione molto censurato, che è quello dei terroristi che tagliano la testa ai giornalisti occidentali. È proprio così, taglio secco con sangue che fiotta. È anche qui un realismo assoluto, cioè la rappresentazione del momento della morte, con lei, con aria schifiltosa tra l'odio e anche forse il senso di fare qualcosa di troppo violento, però con aria schizzinosa che provano a macchiarsi la camicetta bianca del sangue di quello stronzo. Vedete, fa così, una stronza anche lei. Stronza ma anche un po' dolente, spesso per raggio, per l'ultimo suo quadro, la allegoria, mostra che è l'eroe e però un assassino, quindi ha un'aria addolorata di chi sta compiendo qualcosa che è comunque un crimine, è assassino. E le guerre non sono vincitori olimpici, sono vittime, sono sconfitti. Pensate che un soldato russo che muore ha una madre che soffre per la sua inutile morte, e un soldato ucraino sono uguali. Il morto, il soldato che combatte, è comunque una vittima, è uno che perde, anche se perde dalla parte sbagliata, se perde dalla parte russa, non sei meno morto per tua madre di un soldato ucraino. E qui vedete la stronza che tiene preparata la sacca per la testa, e lui che urla disperato, incazzato, comincia a macchiare il lenzuolo bianco. Beh, qui viene fuori il momento, vediamo di trovarlo, perché qui l'hanno messo, per ora, della massima immedesimazione e capacità di sostituire il padre con Caravaggio, diventando lei più caravaggesca quasi di Caravaggio, di Artemisia. In quel momento capita qualcosa, lei si stacca dalla pittura candita, pura, pulitissima, classica, anche se realistica, del padre, e ritorna a questo Caravaggio e fa il suo capolavoro. Ne fa due versioni, una sta agli Uffizi e una sta a Capo di Monte. È questa, guardate il capolavoro, numero 31. Beh, se deve andare avanti così, fate il divertimento. Sei troppo vecchio, i ragazzi giovani. Eccolo qua, questo è, vedete che il rapporto tra le due donne è analogo a quello del numero 7, abbiamo detto che stiamo prendendo il che era di Orazio, no? Orazio aveva fatto. Qui però vedete come sono due donne, non è che una tiene la sacca, sono entrambe brutto stronzo, maschio di merda, stupratore, stanno vendicandosi di quello che l'ha stuprata. Quindi c'è una proiezione psicanalitica meravigliosa in Artemisia, una bella pittura, ma è formidabile, la donna che si vendica, due donne, di quello stronzo del maschio. Sono lì, guarda. Lei è probabilmente questa, ed è il contatto suo, l'altra è la sua assistente che lo tiene tempo. Lei gli taglia la testa ed esce un sangue più bello di quello di Caravaggio, che non è un fiocco, è un sangue che macchia incredibilmente il lenzuolo. Ecco, qui c'è tutta l'aggressività della femminista che si vendica del maschio. E qui lei ha raggiunto il suo capolavoro. È il momento in cui lei è più Caravaggio di Caravaggio. L'altra versione è quella degli Uffizi, numero 33. Eccola, vedete? Sono qui assestate nello stesso modo, con il lenzuolo macchiato. Lei, guardiamole in sequenza, guardiamo di nuovo quella di Capodimonte, numero 31, ecco, vedete, e numero 33. E più distante dal punto di vista è questa potenza della rabbia, della volontà di punire, e il punto di partenza è il dipinto di Caravaggio da cui tutto parte, che è quello che abbiamo visto, che non torniamo a vedere. Ora, Artemisia qui gioca la partita della sua proiezione psicanalitica, cioè racconta quello che le è capitato e la sua vendetta. È, da questo punto di vista, una pittrice che ha un carattere così forte, come dicevo prima, che non possiamo dire di dire, ormai non si può più dire di dire, è normale, è una donna, quindi. È una donna però che ha una determinazione e una potenza che è superiore a quella di un maschio. E quando tu vedi i dipinti di suo padre, ti accorgi che suo padre invece è più contemplativo. Non è mai violento, non è mai antagonista, è un poeta lirico, racconta delle meraviglie. Allora andiamo a vedere intanto
Questo che vedete è il periodo fiorentino, questo qua c'è un pezzo, questo è qua, eccolo. Allora, vediamo sul tema della taglia della testa il numero 12. È un dipinto che è stato portato recentemente in Italia per venderlo in Francia, per legittimarlo in un museo pubblico, nel tentativo di farlo diventare Caravaggio, con una storia romanzesca, l'avevano trovato a Tolosa, l'intercapellino di un muro. È un'impresa che non è riuscita bene, come quella che invece è toccata nel 2021, a Antonello Dipinto e a me, di un dipinto apparso a un'asta a Madrid, valutato 1.500 euro come scuola di livello, in realtà era un Caravaggio sconosciuto che è apparso, universalmente credo oggi considerato tale, con qualche incertezza che non avevo mai più rivisto, che è un Ecce Homo. Prima di quella vicenda clamorosa che tutto il mondo ha parlato, che è stata molto internettiana, che si è sviluppata molto sui social, creando un rapporto rapidissimo rispetto al passato tra la scoperta e l'universale riconoscimento con la comunità degli studiosi, hanno cercato, soprattutto Christiansen e Durkheim, un venditore d'asta, di far diventare questo quadro Caravaggio. Questo è Caravaggio come io sono Giovanna Franco. Però insomma è un dipinto caravaggesco. E vedete ancora l'aria rossica, la figura della Giuditta che taglia la testa col sangue che esce e della grinzosa vecchia da cui poi deriverà Rivera, la sua pittura della Carne dei Vecchi, assistente all'azione. Ora, che non possa essere Caravaggio, lo si capisce, anche se dobbiamo fare adesso un percorso, dal fatto che il tema è stato affrontato in modo inequivocabile e chiarissimo da Caravaggio nel dipinto Costa numero 8. Ora, uno che dipinge questo qui, vedete, è chiaro la composizione, il ritmo, il candore della camicia di lei, la vecchia in quel modo, ha tutto un ritmo, alla fine molto statuario, con una forza che non crea effetti, come dire, di caricatura quasi. È una dignità e una violenza rivendicata in lei come una statua antica e da quella vecchiaccia che guarda. C'è un ritmo potente, Caravaggio ha nella testa un ritmo quasi da Magna Grecia, quasi da scultore antico. Andiamo a vedere l'opera nuova che io ho detto, numero 12. È possibile che uno che dipinge questa cosa qua possa fare questa? Numero 12. Vedete che tutto qui è addossato. Lei ti guarda l'osca, l'altra è una vecchia caricaturale, una commedia. Perfino caricaturale è la testa di Oloferne, rimane il panneggio rosso che tipica l'effetto teatrale di Caravaggio, ma è evidente che il dipinto deve essere deviato su, come qualcuno pensa oggi, su Finsonius, qualcun altro pensa sbagliando a Guerrieri, ma certo non è Caravaggio. Però è un quadro di questo momento in cui il soggetto della violenza che patisce il nostro Oloferne, non solo da parte di Oloferne, ma pure queste due stronze, cercano appunto di punirlo. E anche il momento, l'abbiamo visto, in cui il tema è affrontato da Caravaggio in quel senso che vi ho detto prima, del dolore del buono che diventa assassino, è il tema 14 che vedete qui. C'è la testa di Golia, 14, eccolo qua, che è l'autorità di Caravaggio, non approfondiamo troppo, e vedete quel femmineo un po' Davide, in cui sarebbe naturale che il pittore vedesse se stesso, perché è l'eroe, è il buono, è un adolescente però come quasi pentito di quello che ha fatto, c'è in lui il senso di colpa perché è diventato assassino, in questa guerra tra il bene e il male, lui diventa assassino e lui diventa una vittima, noi proviamo pietà per Caravaggio che ha scelto di stare dalla parte del cattivo e il buono però diventa cattivo, il buono è violento, il buono è assassino, quindi questo è il tema, con una sintesi formidabile. Guardiamo come da questa drammaticità il maestro dei maestri di Caravaggio, più o meno
nello stesso tempo immagine e soggetto. Numero 15, questo capolavoro che era la collezione Kriegel e oggi la collezione Sperone, è di Cavalier d'Alpino. Vedete che qui sembra una cosa in maschera, bello, classico, ma lui è un Apollo antico, l'altro è un vecchiaccio comico, una maschera teatrale. E perché quando sia molto bello non ha la verità di Caravaggio. Caravaggio è verità. Cavalier d'Alpino è finzione, è teatro. Andiamo avanti ancora e qui vediamo il luogo del delitto. Siamo numero 16. Sulle impalcature in cui le architetture sono forse invenzione di Agostino Tassi, le figure sono di Artemisia, che fa un po' sempre se stessa in queste donne musicanti, è un po' lei che fa il suo ritratto. Sono un quadro con un affresco importante, con una grande scenografia, sembra ricordare i pittori veneziani come Paolo Veronese, cioè è teatro, è un allestimento teatrale in questo Palazzo dello Spigliosi a Roma. E ancora di più vediamo un altro dettaglio in questa loggia numero 17, che è la loggia delle Muse. Vedete? Questa è sicuramente Artemisia, che lavora in una situazione analoga, che qui non vedo in queste introduzioni, quando giungeranno un'altra volta, un'altra scenografia al Palazzo del Quirinale, lì, sull'impalcatura, siamo 1610-11, Agostino Tassi prende la ragazza e la violenta. È una violenza da cui comincia questa lunga storia. Andiamo a vedere la petizione del processo per stupro del 1612. Qui l'amico di Agostino Tassi, amico di Caravaggio e padre di Artemisia, fa la sua deposizione. Una figliuola dell'oratore è stata forzatamente sverginata e catalmente conosciuta più volte e più volte da Agostino Tassi, pittore. Qui c'è Tomera, cioè non vorrei passare per un non femminista. Ma la ragazza è stata presa con la violenza, poi è stata scopata per un mese. E quella parte di attività sessuale documentata è volontaria, quindi parte male ma avanza bene. Dopo un mese di scopate lui le promette di sposarla, poi non la sposa, e in virtù della promessa mancata del matrimonio dell'imperatore lei lo denuncia. Quindi la denuncia non è tanto soltanto per l'atto di stupro, perché poi i due iniziano una storia che dura un mese, ma è, a quello che si capisce, una giusta rivendicazione per una promessa mancata. Quindi il povero Agostino è stato uno stronzo, però ha in qualche modo mentito rispetto alla proposta. Ma lei aveva, come dice il padre, gradualmente conosciuta più e più volte da Agostino Tasso, pittore, e qui diventa dolente il padre, e intrinseco amico e compagno dell'oratore, che è lui, essendosi anche intromesso in questo negozio osceno Cosimo Porri, perché insieme hanno preso in due, suo Furiere, intendendo, oltre allo sveleggiamento, che il medesimo Cosimo Furiere, con sue chimere, abbia cavato dalle mani della medesima Zitella, che era appunto una vergine, alcuni quadri di pittura di suo padre. Lui si è incazzato, lui invece gli ha portato via dei quadri, quindi una incazzata non è stata sposata, l'altro per i quadri. Alla fine questa vicenda così drammatica si sposta anche dal tema dello stupro e diventa una vaga rivendicazione, per cui il padre rivendica il furto dei quadri a lui fatto da Agostino Tassi, alcuni quadri in specie, una Giuditta di capace grandezza. Questo è un fatto così brutto e commesso in così grave enorme lesione e danno del povero oratore e massime sotto fede di amicizia, che del tutto si rende assassinamento, cioè da amico diventato assassino. E qui viene fuori perché poi non la sposa, perché è vero che lei viene violentata, ma è vero che non era tanto vero. Giallo. Pierantonio Stiattesi, poi marito di Artemisia, quello che la sposa, ha subito processo. So che amava Artemisia da cui aveva avuto un quadro figurante una Giuditta. Le aveva detto che non poteva sposare perché credeva che il Cosimo Corvi ne avesse pure approfittato. Quindi questo Corvi che era con lui era un altro che aveva preso questa ragazza rendendola non vergine. Quindi capite che la tematica è processualmente complessa. Nonostante questo, essendo l'atto di violenza acclarato, viene condannato a Agostino Tassi prima alla morte, poi all'esilio. Andiamo avanti
e vediamo nel momento dello stupro com'era. Questo è un quadro molto complesso che io ho attribuito in un certo momento di esaltazione a Caravaggio giovanissimo, cioè 1694. In realtà c'è una tesi che sia di Artemisia, non c'è neanche di lei, qualcuno pensa di Leone Leoni, lasciamo perdere e andiamo a vedere come Artemisia invece numero 19 quando comincia. È la pittrice di quest'opera bella, non caravaggesca, molto vicina al padre, però più debole del padre, un po' gommosa, in cui si manifesta questo affetto così dolce e delicato della madre e del bambino. Andiamo avanti e vediamo come lei passi in questo 1610-11, quindi è una donna 18-19enne, ha un rapporto con le origini del padre, che sono quelle pisane. Lei va alla corte medicea e guarda, si adegua a questo locale di Ligozzi, Cingoli, Allori, entra in accademia e ha rapporti con i musicisti, una relazione con tale Marigni, e vediamo quello che capita lì. Noi abbiamo allora Ligozzi, numero 20, alle cure della Valizia. Questo è il clima, vedete, questo è tipicamente manieristico, un po' rigido, però con riferimento allo spettro della morte che sta dietro l'avaro. Poi Cigoli, Giuseppe e la moglie di Putifarne, un episodio celeberrimo della Bibbia, in cui è una donna che vuole, benché sposata, farsi Giuseppe, il quale però è un po' ritroso, ed è nel dipinto un po' finocchietto, vedete tutti, no? No, lei vuole prenderselo, è un soggetto meraviglioso perché è sempre molto determinato, detto no, non ti voglio. E lei dice, la donnona sembra Asia Argento. Andiamo avanti. Il clima in quegli anni a Firenze è testimoniato con 1.22 da Bartolomeo Manfredi, comunque la pittura che si chiama Manfrediana Methodus, che vuol dire pittori allievi di Caravaggio che rendono la figura del calcio come una grammatica che dipinge con certi elementi che si compongono appunto come una grammatica della pittura. Ancora Bartolomeo Manfredi, questo dipinto molto bello, 23, la disputa, vedete, questo è un clima di Caravaggio morto da pochi anni, erano il 1612-13, e i pittori si assestano sul suo linguaggio che è oscuro, luci, effetti speciali. Andiamo avanti ancora, 24, siete stanchi? No. Io posso, per caso che durava 3 ore, cerco di farlo qua ancora, faccio 500 euro. Andiamo avanti? No, io sono stanco mai, io sono immortale. Bello, vedete, questo è il tema che si svolge molto a Roma, che viene da un primo dipinto che non vi ho mostrato, che è il capofila 1599, che è il numero 10, che è osteria, gioco di pari, soldati che giocano, che fanno tutti da qua, questo è il prototipo, è un lavoro assoluto, una specie di cortometraggio in cui Cristo arriva, vede la gente intorno al tavolo, chiama Matteo, ma non posso parlare, dura 2 ore, come proprio, vedete l'ambiente meraviglioso, la scenografia, da lì deriva per i francesi, che vengono in Italia anche per l'archeologia, che il tavolo è generalmente un frammento antico, quindi loro dipingono il bassorilievo dei rilievi antichi contemporaneamente soggetto per la gente. Mettono insieme l'amore per l'antichità e Caravaggio, ma questi sono i francesi. Invece in Italia, mentre vediamo, Bartolomeo Manfredi propone questo soggetto numero 24, che è una variazione del dipinto di Caravaggio che avete appena visto, per quello che vedete questo gruppo di quello che guarda, è tutto qualcosa che capita all'istante, no? Quello sta parlando, di quello si gira, quello gioca le carte, poi c'è uno che guarda da dietro e magari comunica le carte all'altro soggetto già rappresentato da Caravaggio nei suoi bai nel 1598. Andiamo avanti e vediamo come invece il soggetto di Olofene, rappresentato da un classico fiorentino, che continua la pittura del Rinascimento, Cristoforo Allori, 25. Bellissimo, vedete come è diverso dai quadri caravaggeschi, lei l'eroina più elegante, come per andare alla Scala, e dietro quella che diceva la Sant'Anchè e non so quale altro, però è tutto molto elegante, vieni con i Rizzoli, ma andiamo alla Scala, portiamo dietro la testa di Olofene, no, ho detto prima che questi sono i fiorentini, andiamo avanti. Orazio si manifesta
in chiave caravaggesca, ma sempre però mantenendo la sua tavolozza chiara, intorno al 1613, ormai Caravaggio è morto, in un tema che richiama molto quello della figlia, mentre la figlia ha un impulso, dove andate voi due? E qui c'è questo effetto così umano del suo amore per il teschio. Guardate cosa fa invece il padre numero 26, questo dipinto meraviglioso che sta a Fabriano, la chiesa della Maddalena, dove è un Caravaggio luminoso, pittore bellissimo. Guardate come fa la roccia, guardate la meraviglia, guardate il piede, l'ombra del piede, è più bello di Caravaggio, anche lui è più bello di Caravaggio, è più bello della figlia, però non è né carne né pesce, perché non ha né la cattiveria della figlia né la drammaticità di Caravaggio. Quindi viene fuori questa bellissima Maddalena con i capelli lunghi che non sta baciando ma guarda il crocifisso e il teschio. Ma è bellissimo, è un pittore sublime, un pittore bellissimo. Negli ultimi anni è stato riconosciuto come tale e i suoi padri hanno superato 10 milioni di dollari. Quando un artista arriva così in alto, poi vuol dire che è diventato. E qui siamo ancora nel primo marchigiano, vediamo un altro razzo, quello 27. Se vedete anche qui, il quadro che attira molto la figlia, ma sempre da tavolozza chiara, un realismo meraviglioso che sembra anticipare Vermeer. Tutti voi conoscete la ragazza del orecchino di perle, e qui vediamo qualcosa di simile, questa meraviglia, c'è lo stupore per la bellezza femminile, lo stupore per una realtà che è anche bella. È bella la luce sul liuto, è bella la luce sul violino, è elegantissima lei, non c'è dramma, c'è una specie di cristallizzazione di una bellezza che non finisce. E quindi andiamo avanti a vedere il numero 28, il tema di un caravaggesco locale, marchigiano, bravissimo, però meno drammatico, anche se riprende la composizione di Artemisia, ed è Guerrieri dentro il Fosso Morone, il pittore di Fosso Morone, e vedete, è bello, bellissimo nelle vesti, vesti fatte da una sartoria locale, c'è un sarto di Fosso Morone che usa queste stoffe, però qui la violenza è più teatrale. Guerrieri è un pittore che non ha casi personali da affrontare, non deve incazzarsi contro Agostino Tassi, quindi dipinge il suo tempo caravaggesco in modo suo rustico. Vediamo questa meravigliosa idea del numero 29 della Danae attribuita a Artemisia. Si vede, probabilmente è un tema del padre che lo farà meglio, si vede lei accoccolata nel letto, questo corpo molto, molto carnale, molto, con le monete, però le monete sembra deviare quella stronza della serva, la quale si ritiene lei, ed è, vedete, è il soggetto che abbiamo visto anche all'inizio di Abra, che accompagna, in questo caso è un'altra servente che assiste mentre lei nuda attende l'orgasmo di Giove diventato moneta. È un tema formidabile, rappresentato da Ultima in maniera molto tesa da Klimt. Andiamo avanti e vediamo invece la Cleopatra Morente numero 30, che è composta allo stesso modo, che era nella collezione Morandotti al Palazzo Massimo delle Colonne, in cui ho abitato, vedevo da bambino questo dipinto. Vedete, c'è una carnalità, c'è una presenza. Vediamo ancora, abbiamo visto le decapitazioni subito dopo 1513-15, ecco numero 31 che avete visto. Andiamo avanti e poi c'è in questo stesso tempo un dipinto numero 32 apparso a un'asta a Londra, a Parigi, valutato prima 100-200, poi io mi sono fermato 700, ha fatto 3 milioni e mezzo ed è stato poi venduto alla National Gallery di Londra. È l'autoritratto di lei in veste di San Benedetto, molto elegante, si vede che l'attrice è tesa, intensa, ed è una, come dire, acquisizione molto recente al catalogo. È la giovane Artemisia che si rappresenta spavaldamente nella veste di Santa Caterina. Andiamo avanti. Numero 34. Questa versione, questa è un'altra in collezione Valsecchi, del tema che avete visto affrontato dal padre.
Qui si vede come la figlia di percorre la strada. Andiamo numero 6. Il tema è un tema di Orazio. Eccolo qua, vedete, questa composizione così luminosa, così linda, viene tradotta da lei in una dimensione molto fedele, numero 34, la corona variazione cromatica. Quindi siamo ancora nell'ambito del padre, 34, vedete, identica alla composizione, qualcosa un po' di più denso nell'esecuzione. Nella casa Buonarroti, mentre è a Firenze, dipinge numero 35. Questa immagine, come vedete, è un'allegoria dell'inclinazione che lo chiede Michelangelo Buonarroti il giovane. Lei fa un'opera in cui si sente molto il padre, l'effetto della luce sul volto è la sua caratteristica di rappresentazione di una carnalità, di una fisicità che è sempre costante in lei, anche nel soggetto allegorico. Vediamo ancora il numero 36, un'altra Maddalena. Con la frase c'è la scelta migliore, è il Vangelo di Luca che dice che quando lei affrontò il mondo e si ritira in meditazione, fa la scelta giusta, che è quella della penitenza. E qui la vedete su questa bellissima sedia, in questa eleganza trasandata, davanti allo specchio che è sul fondo di un teschio. Lei probabilmente, e come capita spesso in Artemisia, è un autoritratto, cioè lei interpreta le parti in commedia. Siamo nel 1615, guardiamo ancora 37, una versione sempre di se stessa, simile a quella trovata a Drouot, con lei aiuto, solo le sue opere giovanili. Sono passati solo 4-5 anni dalla morte di Caravaggio. Lei prende la sua strada, talvolta confina con Caravaggio, come nei soggetti più lui, talvolta trova una sua identità, che è quella che vedete qui. Ancora 38. E lei in veste di Santa Cecilia, e ancora 39, siamo nel 1620, il tema è firmato il dipinto, non mi è mai convinto proprio perché c'è qualcosa di un po', è un dipinto di cui c'è anche una versione verso la collezione Moretti, è Jaele Sisara, tema biblico della donna, sempre la donna però che indica il suo potere sul maschio, che gli pianta un chiodo sulla testa, con una pittura più toscana che caravaggesca. Siamo nel 1620. Vediamo qui, mentre lei si avvia su strade a più piste, Caravaggio, il padre, i fiorentini, cosa fa il padre, che è sempre coerente? Fa un capolavoro inarrivabile, che era nella collezione di un amico americano, quel grande mercante, che lo ricordo di andare a vedere come si chiamava. Comunque te lo faccio vedere, 40. No, no, questo era di, io ho detto, un grande mercante Feiger. È stato, questa collezione americana veniva da una collezione genovese e guardate che quadro. Vedete ancora Dane, avete già visto la di Dane, con l'effetto, quello che abbiamo visto prima, che era numero 20. Questo non possiamo perdere, andiamo avanti. Però era una versione con appunto la serva che prendeva i soldi, vediamo, no? Se mi riesce a vedere il numero. Artemisia, che è meno grande del padre, ripeto, numero 29, fa questo corpo così sensuale, così carnale. 29! Eccolo qua, ripeto. Bello questo corpo vero, e poi il tema delle monete raccolte da lei, e insomma, la come dire, presenza ossessiva del corpo, che il suo corpo, e fotografa o rappresenta o il suo volto, il suo corpo, mentre invece il padre, che non la aveva come moneta, dipinge in questo modo, numero 40, e la Dana diventa questo quadro sublime di grande eleganza. Eccolo qua, vedete la meraviglia del letto, vedete le lenzuola che sarebbero poi, fosse stata lei, le macchiate di sangue, e l'angioletto, il cupidino, e lei che accoglie loro, che scende un quadro sublime di grande, trasigneggiante eleganza, è stato venduto, mi pare, per 12 milioni di dollari. Il tema
che in questo momento siamo 1618 denti a fronte a lei, è nel mio quadro, quello della mia fondazione, che è bellissimo, stava in una collezione siciliana come Cagnacci, che è un pittore di corpi, sono però corpi morbidi, corpi sensuali. Questo invece è il corpo che lei dà a 41 a una Cleopatra che si uccide perché è diventata vecchia, perché è diventata grassa. Quindi vedete il braccione, vedete, sentiamo quasi il sudore, l'odore. La testa è sempre lei, un po' sconvolta. È un capolavoro che io ho definito totalmente caravaggesco, perché è un dipinto non di una donna, perché qui la donna è guardata quasi con odio, cioè è vista nella sua bruttezza, non nella sua bellezza. E dà questa forza nel sentirsi brutta, ingrassata, e quindi ecco il serpente che la uccide, ed ecco il volto sconvolto, ed ecco quel bellissimo carneggio rosso candito che sembra del padre, però il corpo è un corpo pesante, carnale, in cui sentiamo quasi l'odore, il sudore. Questo è credo il momento che io, parte del suo autoritato, ma in cui si capisce la sua personalità in modo più. Nessuno ha mai fatto una Cleopatra così grassa. E lo fa perché deve far capire che è capitato qualcosa per cui lei non vuole più vivere, non è più fascinoso, non è più attraente. Guardiamo come dipinge. Ancora numero 43, il Susanna e Vecchioni, che abbiamo già visto in una versione successiva molto elegante. Ho il sospetto che questo quadro non sia di Artemisia, no, non potremmo preoccuparci. Guardiamo il 44, vedete invece qui la Lucrezia, molto simile al mio, questo dipinto che è nella collezione Cattaneo Adorno, in cui si vede questo contorcimento del corpo, la testa premuta, lei che si incide, il volto che è sempre quello cattivo di lei, è come la mia Cleopatra, un'interpretazione quasi malevola in cui l'eroina si uccide perché è brutta, e questa che non vuole essere, non è però una donna felice, è una donna infelice. Quindi la psicologia in Artemisia è molto forte, rappresenta la violenza come qualcosa che richiede una reazione cattiva. Vedete il volto che ha, quadro molto importante, molto bello, che è 1622. Ancora vediamo cosa capita in quel momento a Roma, numero 46, Bartolomeo Cavarozzi, bellissimo pittore del Viterbo, che traduce Caravaggio in questa dimensione così familiare. E ancora 47, sei preoccupato per l'ora? No, per l'ora. Ciao, e poi vanno via i discepoli. No, abbiamo visto già un sacco di cose, e faremo la seconda puntata, la prossima volta che ci sentiamo.